È da oltre 50 anni che la Lega del Filo d'Oro, attraverso servizi di eccellenza e attività di ricerca, si occupa dell'assistenza, dell'educazione, della riabilitazione e del reinserimento nella famiglia o nella società delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. In Puglia, al centro di Molfetta, offre cure, servizi educativo-riabilitativi, sanitari e assistenziali a quasi 60 utenti, con un'equipe di educatori, psicologi e personale sanitario, a cui si sono le attività del servizio territoriale, che è punto di riferimento per oltre 55 utenti e le loro famiglie. La Lega del Filo d'Oro ha presentato, in occasione dell'annuale assemblea dei soci, il bilancio 2015 e ha inoltre diffuso la rendicontazione delle attività svolte, un bilancio in crescita. Grazie in parte ad un'attività istituzionale diciamo maggiore che ha svolto la Lega del Filo d'Oro, mi riferisco in particolare proprio al centro socio-sanitario di Molfetta e a quello di Modena. In parte diciamo c'è stato un incremento dovuto ad una crescita nell'ambito dell'attività di raccolta fondi, grazie in particolare al 5 per 1000 e all'ACT testamentari. Senta, segretario, in quante regioni è presente la Lega del Filo d'Oro? Noi oggi siamo presenti in 8 regioni, in 5 con strutture residenziali e servizi territoriali, esattamente oltre che ad Osimo, in provincia di Ancona, dove c'è la sede principale. Abbiamo poi una presenza a Lesmo in Lombardia, Modena, Molfetta e Termini Imerese. Poi siamo presenti a Roma, a Napoli e da un po' di mesi a Padova con servizi territoriali. Questo ci ha consentito nel corso del 2015 di avere oltre 800 persone, da bambini di pochi mesi fino a persone giovani, adulti e anziani, che si sono rivolte alla Lega del Filo d'Oro ed hanno ottenuto un servizio o nelle strutture residenziali o nelle attività associative o nell'ambito delle diverse iniziative che durante l'anno la Lega del Filo d'Oro porta avanti.